un grande piacere, è un contesto molto diverso rispetto a quelle delle call classiche e quindi cercherò in questi pochi minuti anche di avere un atteggiamento un po' entertainment, di alleggerire i toni, non per banalizzare l'argomento ma per trasmetterlo in modo appunto più teatrale, perché comunque ho abbastanza esperienza dal punto di vista del public speaking, però le volte in cui sono stato solo sul palco in un teatro si possono contare veramente sulle dita della mano, forse è l'unica volta almeno che mi ricordo. Per dare anche un'ulteriore indicazione di chi sono, io ho insegnato anche in Università Cattolica strumenti di intelligenza artificiale per le previsioni finanziarie e ancora adesso, visto che il tempo ne ho moltissimo a disposizione, sono anche strategist Action Forest, che è l'associazione degli operatori finanziari. E ovviamente il mio grande interesse lavorativo e anche personale è proprio la finanza sostenibile. Siccome nelle teorie della comunicazione, del trasferimento dei concetti, mi hanno sempre spiegato, quando ero a Londra, perché la mia cultura è fondamentalmente quella anglosassone, quella dei derivati, può essere sintetizzata in solo tre grandi concetti che possono essere trasferiti. Mi hanno insegnato che bisogna essere bravi a capire quali sono gli obiettivi da raggiungere, come farlo e poi essere sicuri che gli obiettivi sono stati raggiunti. Io quindi agisco direttamente a cuore aperto, in modo molto sincero, io ho tre obiettivi oggi. Primo, farvi capire come è avvenuta in questa prima fase la consapevolezza del mondo finanziario del problema climatico. La seconda, che cos'è finanza sostenibile. Ovviamente cercherò di essere divulgativo. Io ho un modo di esposizione che è lineare ma tende al cazzeggio, quindi spero comunque attraverso alcune curve di andare diritto nella strada, tanto che facevo, non dico disperare i ragazzi, ma tutte le volte che provavo sempre e veniva una versione diversa. Questa ne sarà un'altra ancora. La terza è capire il futuro, non solo del clima, della finanza sostenibile. Per quanto riguarda il primo punto, come io personalmente sono stato reso edotto del problema di finanza sostenibile. Al di là del fatto che io lavoravo nella finanza pura, all'interno di un ciclo di start-upping che la mia banca garantisce ai dipendenti che vogliono proporre qualcosa di nuovo, preparai una start-up che si occupava di finanza sostenibile, di advisory, 5 anni fa. 5 anni fa è un'era geologica per quanto riguarda questi temi. E questa start-up, molto ben definita, molto ben disegnata, fu gloriosamente, magnificamente, splendidamente bocciata. Andò malissimo, tanto che io ci rimasi male, non capisco perché mi hanno messo in questo progetto dell'ONU, che era uno dei primi che partiva sul clima, salvo poi, dopo una settimana, ricevere la proposta di diventare responsabile del marketing strategico e poi occuparmi di questi temi. Ma il primo episodio che ci ha fatto capire quanto importante fosse la questione, quanto fossimo in negazione, no? In inglese si dice in denial, del tema, fu quando avevamo riunito un guru dell'ambientalismo che si è presentato da noi, voi immaginate, da una parte questi bankers tutti così, tutti cravattati, tutti belli, anche arrabbiati, convinti, no? Quanto è il Nasdaq? Che miseria, come va? Dove sta scendendo? Arriva questo ambientalista, Dreds, bermudoni, color khaki. Voi sapete che il color khaki è stato uno dei preferiti degli scrittori. Dicono tutti, il vestito color khaki. Non so perché, non so se avete anche voi intuito questo aspetto, però color khaki. Fatto la scarpa, già iniziavo a avere qualche sospetto, perché erano tutte quelle oggetto di reselling, no? Quindi quelle, non voglio dire nomi o marche, no? Però erano abbastanza di valore. E quindi sembrava un po' Bob Marley, però con l'ingaggio più vicino ai Coldplay, no? Si siede, e questo romanesco che almeno all'inizio tratteggio, ma che non farò per tutta la parte della sua spiegazione, ci disse: voi ciò sapete che durante la vita milionaria da terra ci sono state 5 estinzioni de massa delle specie viventi? A quel punto il gesto apotropaico, no? Scaramantico, della platea dei banchieri, iniziava a controllare il materiale del tavolo, se fosse ferro o meno, e ovviamente, non è elegantissimo da dire, in molti hanno cercato se avevano le chiavi, avevano il portafoglio in tasca, no? Perché in effetti ci fu un impatto molto forte. Proseguì dicendo, nel Triassico, adesso ritorno all'italiano, insomma, nel Triassico Giurassico, 200 milioni di anni fa,
si estinse l'84% delle specie viventi a seguito dell'innalzamento della temperatura di 5 gradi centigradi. Voi sapete, ci disse e ci chiese, in quanti anni questo innalzamento è avvenuto? Non abbiamo avuto la prontezza di rispondere e ci disse 150.000 anni. Ok? Con l'accordo di Parigi 2015 stiamo cercando di contenere l'innalzamento di 1,5 gradi, probabilmente andremo anche verso i 2 gradi, del global warming, però stiamo parlando di 200 anni. Chi è milanese come me e ha superato i 50 anni sa che la nebbia è sparita. È la prima volta nel mondo che il cambiamento climatico ha un orizzonte ristretto a una generazione o due generazioni. Quindi, primo, il cambiamento climatico è un problema serio, oggettivo. Chi non si confronta con questa onestà intellettuale è un terrapiattista, almeno dal mio punto di vista, cioè va verso posizioni negazioniste estreme. Prima cosa. Perché la finanza? Voi immaginate che il mondo debba convertirsi verso la transizione, in questo momento parliamo soprattutto della E, quella energetica, ma la S sociale è altrettanto importante, ci focalizziamo soprattutto sulla E, che il mondo debba iniziare a vivere, produrre, consumare senza produrre CO2 come prima, attraverso un processo di convergenza. È difficilissimo, è complesso, ma soprattutto richiede una quantità enorme di capitali. Ogni organizzazione sovranazionale ne stima, per esempio, nel 2030 l'OCSE, ma ce ne sono tantissime, la BEI, parliamo di 3.000, 4.000 miliardi di dollari nell'orizzonte di 20, 30, 40 anni per convertire i processi produttivi, lo dico in modo molto generico. La finanza trova una ragion d'essere in una comunanza di obiettivi cercando di veicolare gli strumenti a disposizione verso la decarbonizzazione. Primo aspetto importante di quantità. Adesso, nella cosiddetta finanza sostenibile, e faccio una parentesi, sostenibile perché è un aggettivo che si usa, ma in realtà la finanza ha già perso l'aggettivo e diventa finanza to cure, perché già un'obbligazione su 4 è green, un prestito su 5 è green. Ciò significa quindi che già esistono dei framework, delle logiche attraverso quali si raccolgono attraverso obbligazioni o attraverso strumenti di prestito fondi per destinazioni d'uso che abbiano dei progetti di decarbonizzazione, che siano progetti di economia circolare, che siano progetti di rinnovabili, di qualsiasi tipo, che però porti a una riduzione della CO2. Quindi questo è un aspetto importante e il settore pubblico dà impulso, dà garanzie, ma da solo non ce la può fare. La finanza fa il lavoro della finanza, ma in questo modo viene impiegata a scopi di profitto, ma di carattere ovviamente con uno sfondo più socialmente e ambientalmente accettabile. La finanza sostenibile non è una finanza agevolata, non viene fatta a tassi migliori. Migliorare il mondo non permette di prendere a prestito o di avere dei rendimenti necessariamente migliori. Non è detto. Poi vediamo appena dopo questa indicazione qualcosa di leggermente diverso. L'esempio classico è una discussione che io ho avuto con un cliente che mi diceva: benissimo, vuoi che io faccia il mio prodotto green? Dammi fondi, non dico a fondo perduto, ma a un tasso di interesse estremamente conveniente. E io gli ho risposto: guarda che il tuo problema non è avere adesso i tassi bassi per diventare green, è che se tu non diventi green, fra un anno, due anni, tu andrai fuori mercato e avrai tassi molto più alti, farai fatica a trovare chi ti dà soldi se non hai questa impostazione verso la decarbonizzazione. Questo ha portato, tra l'altro, a due considerazioni molto importanti che vi voglio trasferire. Primo, secondo uno studio che noi abbiamo fatto, si può dire con la Bocconi qui? Io sono bocconiano, però l'ho detto verso la metà dell'intervento, così a me non mi buttate subito. Però, allora, con la Bocconi abbiamo fatto questo studio che ha evidenziato che i modelli di produzione e di consumo circolare hanno un effetto importantissimo, riducono il rischio di default, di fallimento dell'azienda. Attenzione, che questo è un passaggio fondamentale. Quindi l'ambientalismo in sé non è un valore solo
legato a quello che stiamo rappresentando, ma è un valore anche economico. Come è stato detto nel primo intervento, se noi fossimo stati tutti compliant e CO2 friendly, fossimo stati tutti rinnovabili, non ci sarebbe stata la guerra probabilmente, perché avevamo autonomia energetica e anche sicurezza energetica, no? Questo per capire che comunque le banche hanno tutto l'interesse, la finanza, ad avere all'interno del proprio portafoglio aziende che sono orientate a questo percorso di decarbonizzazione e addirittura lo favoriscono attraverso dei fondi dedicati. Noi abbiamo 8 miliardi direttamente collegati all'economia circolare e 80 nel prossimo obiettivo di piano, orizzonte di piano, proprio dedicati al finanziamento delle attività green. E questo perché abbiamo avuto l'adesione al Net Zero Banking Alliance, che è un'alleanza internazionale, che ha come obiettivo al 2050 che nessuna di queste banche, che rappresentano circa l'80% dei prestiti che queste banche danno al sistema a livello mondiale, abbiano nel portafoglio aziende che non emettono CO2. Zero, proprio Net Zero Banking Alliance. Stesso succede per gli asset manager, stesso succede per quanto riguarda l'insurance. Però questo è importantissimo perché chi vuole chiedere credito trova già un sistema che è reticente a dare credito se queste organizzazioni non intraprendono, non hanno un percorso di transizione. Io la dico in modo semplice, poi ci sono dei dettagli tecnici che però in questo momento io vorrei omettere. Ovviamente il problema è particolarmente complicato, l'abbiamo visto, è stato accennato sull'outcome un po' deludente di COP27, perché voi sapete bene che l'8% della CO2 viene emessa da noi in Europa, e siamo il continente più avanti nella cultura, nella consapevolezza e anche nella regolamentazione su questi temi ambientali. Avete sentito parlare della tassonomia europea da questo punto di vista, ma i 2/3 della CO2 vengono emessi da Stati Uniti, che ha sterzato dopo Biden, a dire il vero, verso una direzione virtuosa, ma Cina e India. Però non è una regolamentazione legislativa o finanziaria il problema dell'ambiente. Non si nasconde sotto il tappeto, perché se noi non inquiniamo e andiamo a zero, riduciamo dell'8% le emissioni, ma se qualcuno aumenta dell'8%, noi facciamo uno sforzo culturalmente fondamentale e necessario da driver, ma non è sufficiente. Ecco dunque perché la questione deve espandersi anche con queste alleanze bancarie a livello internazionale. Io vorrei fare una chiusura, diciamo, di tutti questi temi abbastanza complicati, con un altro aspetto: la valutazione dell'azienda, attualmente dove lavoro, ma nella maggior parte degli istituti, tiene conto di un identikit, questo che si chiama ESG assessment, cioè di una valutazione dell'azienda anche in termini ambientali, sociali e di governance. Quindi ogni azienda ha già un suo rating, che non è solo quindi merito di credito finanziario, ma anche il merito di credito di carattere ambientale. È chiaro che devono essere costruiti gli standard e ci vorrà tempo affinché questo accada, perché c'è una storia relativa che non può essere costruita come quella della storia dell'analisi di bilancio, che viene da decenni di consolidamento, ma è una via obbligata che in questo momento non risparmia nessun settore, nessuna geografia, nessuna dimensione aziendale. Tutti sono coinvolte all'interno di questa valutazione e influirà anche sul merito creditizio. Per chiudere, voi vedete la E, voi vedete la S. All'interno di questa parte S ovviamente c'è la definizione, ridefinizione di qual è il livello giusto di profitto, no? È un tema particolarmente vasto, non è una questione solo redistributiva, ma per essere consapevolmente responsabili dal punto di vista ambientale, ci deve essere anche una valutazione inserita all'interno dell'azienda che poi orienti anche le sue valutazioni in termini di andamento azionario, di redditività. Però all'interno della S, io vedo qui molti giovani, devo dire che la politica relativa allo sviluppo di talento dei giovani, che sono fondamentali, saranno fondamentali, è stato detto, non voglio ripetermi il primo intervento, proprio per la maggiore consapevolezza che hanno su questi temi, dovranno avere l'onere di portare avanti le grandi sfide che noi abbiamo iniziato. Io spero di avere una generazione che i senior come me devono allevare, sostenere, coccolare, stimolare,
ma che poi va nella responsabilità vostra, nella forza propositiva che avrete per portare i risultati che dovranno essere trasferiti nel corso del tempo, perché per la prima storia, durante quella del mondo, non si parla più di sopravvivenza della della generazione successiva, ma della specie umana nel complesso. Quindi io vi do a voi l'augurio che ho ricevuto all'inizio della mia attività lavorativa da un mega trader inglese, voi sapete quelli un po', queste camicie sempre violette, non so se voi sapete, avevano sempre questa capacità di essere un po' orientate al consumo di birra, ma insomma niente di legale, che mi dissero una volta: ricordati che nella tua vita dovrai essere be good, be flexible and be lucky. Alla parola fortuna io mi irrigidì. Come? Io mi sono laureato. Cosa c'entra la fortuna? E lui mi disse: sì, perché ti renderai conto, e questo è un concetto che ritrasferisco a voi, che per essere fortunati e per meritarsela bisogna essere bravi e flessibili. E quindi io auguro a voi tutto il bene possibile per il vostro e il nostro futuro. Grazie e arrivederci.